Quando il sesso diventa reato, ne parliamo in questo video. Ciao a tutti, io sono Francesco D'Andrea e sono un avvocato penalista. In parole semplici, assicuro la miglior difesa a tutti coloro che stanno vivendo un orrore giudiziario. La domanda è: quando il sesso diventa reato? Più precisamente, quando un'azione da lecita sconfina nel campo dell'illecito penale e quindi diventa una violenza sessuale? Cominciamo col dire che la violenza sessuale, reato prescritto e punito dall'articolo 609 bis codice penale, sia quando la condotta sessuale dell'autore del reato si è realizzata con violenza o con minaccia. In tal modo si comprime la libertà sessuale della vittima del reato, si coarta la sua volontà, si altera la libertà di autodeterminazione. Cosicché si realizza il reato in parola. Sembra tutto semplice e tutto chiaro, ma alle volte nelle aule di tribunale nulla è semplice e nulla è chiaro. Voglio parlarti del caso di un mio assistito, il quale viene tratto a giudizio per violenza sessuale. Il mio cliente, nell'ambito di un contesto lavorativo, viene accusato di aver approcciato sessualmente una sua dipendente e, limitando la libertà di autodeterminazione della sua dipendente, avrebbe commesso un abuso sessuale. Ma analizziamo il caso compiutamente. Nella specie, il soggetto in questione, dopo che si era creata una simpatia tra lui e la sua dipendente, in un luogo appartato dell'ufficio, inizia a dire a questa ragazza che lei era molto, molto bella. Dopodiché la abbraccia e, traendola a sé con una certa irruenza, tenta di baciarla. A quel punto la ragazza si ritrae e lo allontana, dicendogli che lei non è quel tipo di donna. Dopo alcuni giorni la ragazza presenta denuncia querela contro il datore di lavoro, lamentando di aver subito una violenza sessuale. Si può parlare di violenza? Secondo questa difesa, no. No, perché nel caso di specie mancherebbe un elemento fondamentale per la configurazione del reato, ovvero l'elemento psicologico, ossia l'intenzione di realizzare il reato. Se non vi è intenzione, non vi è reato, tranne in alcuni casi in cui l'ordinamento prevede espressamente i reati colposi, ovvero senza volontà. Ma questo adesso non ci interessa. La domanda è: nel caso di cui ci stiamo occupando, c'era l'intenzione? L'imputato di questo processo voleva realizzare un semplice approccio sessuale, quindi lecito? Oppure, pur avvedendosi del rifiuto della donna, ha comunque dato esecuzione alla sua invasione sessuale, quindi fatto illecito? Tra le due, sicuramente è da preferire la prima ipotesi. Il mio assistito non voleva comprimere la libertà di autodeterminazione della donna, perché quando la abbraccia e la tira a sé, voleva realizzare un mero approccio sessuale. Piaccia o non piaccia, questi sono i tempi. O volevate dal mio assistito che doveva dichiararsi attraverso una dichiarazione scritta, una serenata, una poesia, oppure doveva farsi firmare una liberatoria. Di conseguenza, l'imputato non voleva estorcere la prestazione sessuale con violenza, bensì voleva soltanto realizzare un approccio sessuale scevro da qualsiasi connotazione illecita.
E la riprova di tutto questo risiede nel fatto che allorquando il soggetto attivo si avvede che la ragazza lo respinge, allora questi si ritrae in buon ordine, desistendo da qualsivoglia ulteriore approccio. La condotta quindi può dirsi maldestra, magari inopportuna, ma non certo criminale. E allora, ritornando alla domanda di partenza, quando il sesso diventa reato? Diventa reato quando viene attinta una zona sessuale di una persona, elemento oggettivo, con l'intento, elemento soggettivo, di annullare la libertà sessuale della vittima. Ma quando invece non vi è questa intenzione, allora il sesso non può diventare reato e la denuncia querela potrebbe essere stata proposta per motivi strumentali. Da qui deve partire il difensore per rappresentare al giudice la verità dell'imputato e la falsa accusa. A proposito, per la cronaca, il mio assistito, dopo aver perso il lavoro per questo episodio ed essere stato calunniato e diffamato, e dopo aver subito un lungo processo penale, è stato assolto dal Tribunale di Milano, nona sezione penale. Bene, se ti è piaciuto questo video, lascia un tuo mi piace e iscriviti al canale. Sarai sempre aggiornato sull'uscita dei miei video. Se desideri affidarmi il tuo caso giudiziario, allora chiamami e sarò pronto ad ascoltarti e ad aiutarti. Perché io sono Francesco D'Andrea e sono dalla tua parte.